Eccoci qui, siamo per iniziare il secondo workshop organizzato nell'ambito del progetto Digital Made e oggi siamo con due professioniste, una di base a Milano che è Sara Savian, fashion designer e formatrice di WeMake, che racconterà insomma tutta la sua esperienza nell'ambito della progettazione in generale, in particolare del mondo fashion, e attraverserà diciamo il discorso dell'open source, a lei molto caro, ma in realtà tutta la community dei Fab Lab, appunto perché sono programmi che permettono di condividere e di utilizzare strumenti anche professionali che però permettono appunto di ottenere degli ottimi risultati. Abbiamo poi in collaborazione con Sara Irene Caretti, che è una formatrice della Fondazione Mondo Digitale, nonché istruttrice della Fab Academy, che insieme a Sara Saviani, insomma, oggi ci racconteranno un po' cosa è possibile fare sia con il mondo dell'open source, ma non solo, e soprattutto con l'ausilio delle tecnologie di fabbricazione digitali. Quindi a questo punto lascerei la parola a Sara ed Irene ed entrerei nel vivo del workshop. Grazie Matteo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Niente, inizierei a condividere lo schermo perché appunto abbiamo fatto una piccola presentazione iniziale, io e Irene, e quindi procedo con la condivisione. Ok. Eccoci qua. Allora, quindi questa è la Digital Fashion Class. Procedo con la prossima slide e lascio la parola a Irene. Prego. Grazie, sono Irene, sono una designer e una formatrice per la Fondazione Mondo Digitale. Da ormai un po' di anni mi sono appassionata di fabbricazione digitale e qualche anno fa ho partecipato alla Fabric Academy, per la quale adesso sono formatrice per il nodo di Roma. Ok, ora vi racconto molto brevemente un corso tra la moda, la fabbricazione digitale e la biologia. In tutto il mondo ci sono diversi laboratori e dura 6 mesi. Ci sono delle lezioni, diciamo, dei seminari e poi una parte più pratica, durante la quale si lavora al proprio progetto. Prego, Sara. Ok. Oddio, ho condiviso, vero? Scusate. Ok. Da adesso, diciamo da quest'anno, ci saranno anche dei workshop online per Fabricademy su diversi argomenti, quindi sul design parametrico, sulle tinture naturali e batteriche, insomma, poi uno può approfondire. Saranno appunto questi workshop in videoconferenza oppure le lezioni nei diversi laboratori. E Fabricademy, diciamo, molti laboratori che aderiscono a Fabricademy sono dei Fab Lab, come quello della Fondazione Mondo Digitale e come anche quello di WeMake, di cui più tardi vi parlerà Sara. Il Fab Lab della Fondazione Mondo Digitale è il laboratorio dove sono stati prototipati diversi progetti e dove è stato anche, diciamo, ideato il contest Fashion Digital Made. Ma per raccontarvi più in generale cos'è un Fab Lab, possiamo dire che il Fab Lab è un laboratorio
appunto di fabbricazione digitale, quindi troviamo diversi macchinari come il taglio laser, la stampante 3D, lo scanner 3D, e tanti altri. E sono nati nei primi anni 2000 con l'idea di permettere a più persone possibili di accedere a queste nuove tecnologie. Prego, Sara. Ok, voilà. Quindi una rete decisamente vasta di Fablab in tutto il mondo. E vabbè, per sintetizzare, forse possiamo dire che come appunto il Fablab di Mondo Digitale, anche WeMake si annovera nella rete dei Fablab ed è un makerspace, quindi un luogo dove si sperimenta e si crea per poter contribuire al cambiamento, quindi utilizzando le tecnologie di fabbricazione digitali, che poi, appunto tra le varie, la macchina taglio laser, la stampante 3D. Noi abbiamo anche una serie di community, quindi ci piace condividere tutti quegli argomenti che fanno parte un po' della fabbricazione digitale con tantissime persone in maniera gratuita. Facciamo formazione, quindi aiutiamo le persone a utilizzare questi macchinari in autonomia e ci basiamo un po' sulla metodologia open source. Quindi diciamo che formazione e community sono un po' i nostri core per quanto riguarda appunto la condivisione del sapere, quindi aiutare gli altri ad apprendere a utilizzare i macchinari, come vedremo anche in durante questo workshop qualcosina ci sarà nonostante il poco tempo, e favoriamo gli scambi di conoscenza, quindi anche conoscere persone che magari hanno background differenti e che possono collaborare insieme. Io sono Sara Savian, sono una fashion tech designer, mi sono formata al Politecnico di Milano, poi insomma il percorso è un po' lungo, però fondamentalmente mi occupo di moda, wearable, fabbricazione digitale, formazione e chi più ne ha più ne metta, insomma tutto quello che ha a che vedere con il Fashion 4.0. In particolare vi porto un progetto specifico che è il Digital Fashion, che è proprio un progetto, una serie di moduli formativi che sono stati presentati ormai nel lontano 2015 alla Maker Faire Rome, quindi abbiamo viaggiato con la nostra, diciamo, valigetta di progetto e abbiamo presentato. È stato bello perché abbiamo ricevuto il Maker of Merit, per chi non è mai stato alla Maker Faire, è una sorta di gagliardetto per il miglior progetto. E la cosa bella è che appunto da un progetto di ricerca e sviluppo è nato proprio un percorso formativo che poi ha avuto numerosi diciamo numeri 1, numeri 2, insomma una serie di progetti, di corsi. Abbiamo implementato software e oggi ne vedremo un paio di quelli che utilizziamo durante questi corsi. Utilizziamo, diciamo, tre sono le parole chiave per Digital Fashion: open source, che oggi vedremo nello specifico, peer education, quindi imparare tra pari, lavoriamo un sacco in team working, quindi ci piace che le teste si mescolino un po', e il learning by doing, quindi imparare facendo, mettere le mani, tessuti, macchina taglio laser e via. Quindi tutto quello che trasforma il bit, quindi quello che vedremo oggi, in atomo, quindi in oggetto finito. Ecco alcuni atomi che abbiamo realizzato nei nostri corsi, sono dei progetti che appunto utilizzano i software che vedremo oggi per poi realizzare degli oggetti fisici reali. Questi sono alcuni dei progetti realizzati da alcuni gruppi di lavoro, quindi accessori e abbigliamento. E vediamo ora, scusate, en passe, salto brusco da uno all'altro. Questi, diciamo, sono alcuni degli strumenti che si utilizzano quando si vogliono creare queste tipologie di prodotti. Quindi andiamo un po' a vedere quali sono appunto i software che utilizzeremo. Abbiamo Valentina CAD, che si tratta di un software open source, significa che il codice aperto, che chiunque può scaricare da web, quindi andate a cercarlo. E ci permette di creare dei cartamodelli digitali e parametrici. Il secondo software è Inkscape, che è un editor per la grafica vettoriale, ed anch'esso open source, ed è un po' il cugino di Illustrator, giusto Irene? Sì, giusto. Illustrator è un software di grafica vettoriale, che più tardi andremo a vedere per modificare i cartamodelli. Perfetto, ecco, quindi partiamo
oggi faremo questo, cioè, quindi entreremo un po' nel magico mondo della modellistica digitale, quindi parleremo di questo. Per portarvi alcuni esempi pratici di che cosa significa utilizzare questo tipo di software, vi presento la sartoria Giuseppe Lavore, è una sartoria che si trova vicino a Palermo, quindi in Sicilia, e a seguito di un percorso formativo proprio su questi software, hanno deciso di implementare il loro processo, che era prettamente sartoriale, quindi fondamentalmente cartamodelli a mano, teletta di prova e quant'altro, con una parte di modellazione digitale, e quindi adesso i capi, che sono per lo più capi da cerimonia, vengono progettati in questo modo, quindi utilizzando dei software open source e poi stampando attraverso un plotter. Altri due progetti che hanno utilizzato, che utilizzano le tecnologie come Inkscape, ma anche come il taglio laser in questo caso, sono l'Avgon, che è un laboratorio femminile di moda etica, quindi è un laboratorio che ha sede tra Parivia e Torino, quindi qua in Italia, e che ha utilizzato, appunto, utilizza il taglio laser e la modellazione digitale per poter rendere più veloce il proprio processo produttivo e poter dedicare più tempo a quella che è la parte relativa magari alla tessitura, quindi a un metodo artigianale. Artigianalità e digitale possono convivere tra di loro e si possono aiutare, quindi si possono venire incontro e dialogare. L'altro progetto è Sartoria San Vittore, si tratta di una sartoria molto peculiare, anzi un brand della cooperativa sociale Alice, che appunto ha utilizzato il laser per poter implementare la parte grafica dei propri abiti. Quindi in questo caso, non so se vedete, ha inserito una parte di fiore, è stata appunto poi cucita dalle donne che lavorano principalmente nelle carceri di Milano, quindi Bollate e San Vittore, proprio un progetto per permettere alle donne di uscire insomma dalle carceri. Ma vediamo i due software, quindi abbiamo deciso di fare una piccola pausa con le slide, quindi speriamo di non avervi annoiato e vediamo un po' come funziona. Iniziamo da Valentina CAD, quindi vediamo un po' il nostro progetto iniziale. Quindi devo interrompere la condivisione e passare, no, non serve che interrompo, basta che faccio così, nascondo questo e andiamo a vedere il nostro progetto principale, quindi il nostro progetto di oggi. Vado ad aprire direttamente il documento, appunto il cartamodello che studieremo, che proveremo a rifare insieme, almeno in parte. Eccoci qua, ovviamente doppi schermi, doppio pensiero, eccoci qua. Allora, quindi, che cos'è un software di modellistica digitale? Allora, innanzitutto il cartamodello è quella traccia che ci serve per disegnare i nostri vestiti, come ben sapete. Ci sono vari modi per farlo, si può utilizzare la carta, la matita e la penna tranquillamente, oppure si possono utilizzare dei software. In questo caso è un software open source, la maggior parte dei software di disegno per la modellistica CAD sono proprietari, questo significa che hanno un costo anche molto elevato. Questo software invece ci permette appunto di andare a disegnare utilizzando le dimensioni, quindi vado subito a prendere una cosa che è il punto chiave in realtà per chi si occupa di modellistica, ovvero la tabella delle taglie. Ci permette di utilizzare appunto le nostre taglie per disegnare un cartamodello che poi andrà a fare lo sviluppo automatico appunto delle varie taglie. Quindi ad esempio in questo momento noi stiamo lavorando con una taglia 40 e andando semplicemente a modificare la taglia di riferimento qua in basso possiamo andare a svilupparla fino ad esempio alla taglia 44. A questo punto vedete si è allargato il mio disegno e appunto nelle misure, nelle altezze, quindi lo possiamo andare ad allungare in base all'altezza predefinita. Ok, cosa succede? Quindi abbiamo uno strumento che dialoga costantemente con una tabella taglie, ok?
quindi ci permette uno sviluppo praticamente integrato delle taglie. E come fa a fare questa cosa un po' magica? Allora, innanzitutto dobbiamo costruire la nostra tabella taglie. In questo caso abbiamo ovviamente per ogni diversa taglia un'informazione di dimensione, ok? Quindi andremo a costruire la nostra tabella delle taglie e la andiamo ad attribuire alla nostra, al nostro file. Dopodiché dobbiamo andare a disegnare nel nostro foglio. Vedete, è una pagina bianca, è molto semplice. Abbiamo sulla parte sinistra una serie di strumenti, quindi punto, linea, curva. È proprio come disegnare con la matita, veramente. Arco e così via. Operazioni, quindi la possibilità di, ad esempio, ribaltare, spostare, creare delle pens perfette. E poi la parte di dettaglio. Quindi la parte di dettaglio ci permette di passare da un ambiente di lavoro, quindi l'ambiente di lavoro disegna, all'ambiente di lavoro dettaglio. Ora magari sarà più chiaro a tutti di cosa stiamo parlando. In questo caso abbiamo il nostro cartamodello con il centimetro di cucitura, la possibilità di inserire delle tacche che sono fondamentali quando si va a cucire la nostra opera di modellistica, insomma il nostro capo, e la possibilità appunto di mettere delle etichette, il dritto filo e così via. Dopodiché ovviamente c'è la possibilità di andare a creare un layout, quindi di andare a esportare il nostro modello. Però prima di vedere, diciamo, l'esportazione, vorrei provare con voi a fare in maniera abbastanza veloce il nostro modello. Quindi vediamo una cosa proprio step by step del nostro progetto. Quindi vado a fare un file nuovo. Ok, eccoci qua. Eccoci qua, quindi quando noi apriamo il nostro software abbiamo questa pagina qua, una pagina che comprende i nostri elementi di disegno, la nostra pagina bianca e gli strumenti. Andiamo a dirgli nuovo. Eccoci qua, e diciamo che si tratta della nostra canotta di angoli, che se vedete è questa qua appesa dietro di me, non so, mi sembra di essere, quindi l'abbiamo anche già realizzata, eccola qua, dopo la vedremo nello specifico, e quindi andiamo ad aprire il nostro foglio da disegno. Vedete che ci spaventa un po' perché abbiamo un punto solo nello spazio, che è il punto A. Ecco, non ci dobbiamo, non dobbiamo aver paura di questa cosa, perché ovviamente è solamente il momento iniziale, quindi dobbiamo semplicemente andare a disegnare il nostro cartamodello, e prima di fare questo gli andremo a dire di caricare il file multitaglia, quello che abbiamo visto prima. Quindi andiamo a cercare il nostro file multitaglia all'interno del nostro desktop, Digital Fashion Class, eccolo qua, quindi quello che abbiamo visto prima. Lo apriamo, qua su in alto ci dice che il nostro file, magari lo salviamo con nome così non ce lo perdiamo in giro, e lo chiamiamo Digital Fashion Class 2. Procediamo, quindi avete visto, era veramente un cartamodello piuttosto semplice, è un rettangolone suddiviso in parti con uno scollo. Si tratta in realtà di una citazione molto famosa di Pierre Cardin, quindi grazie Pierre Cardin per questo fantastico cartamodello scivolato. E quindi andiamo a disegnare la nostra prima linea, quindi selezioniamo il primo strumento sulla sinistra, appunto a distanza, andiamo a cliccare sul punto A tenendo orizzontale la nostra linea, e vedete che ci apre una finestra. Questa finestra ci chiede qual è la lunghezza totale della linea che sto andando a disegnare. Ovviamente se io avessi la lunghezza potrei andarla a inserire semplicemente qua andando a digitare un numero, ad esempio. In realtà a me in questo momento non interessa lavorare così, perché io vorrei creare un modello che si sviluppa da solo, quindi vado a dargli una funzione e quindi vado a selezionare ad esempio la circonferenza del bacino, quindi gli dico circonferenza del bacino diviso 2, perché sto andando a lavorare sulla metà del corpo davanti,
e vado ad aggiungerci un po' di vestibilità perché vorrei una maglia abbastanza comoda, quindi vado a dare una decina di centimetri di vestibilità. E gli diamo ok. Applica. Abbiamo il punto A1, va bene in questo caso, non è necessario, se qualcuno ti possa già lavorare con i cartamodelli sapete che insomma la continuità delle linee è abbastanza fondamentale, però insomma dei numeri in modo tale da non perdersi nel cartamodello, ma questo è abbastanza semplice, quindi non ci sono grossi problemi. Andiamo poi a identificare l'altezza del nostro disegno, quindi seleziono lo strumento, il terzo strumento, quindi che ci disegno la linea perpendicolare, clicco sul punto appena disegnato e vado a realizzare una linea perpendicolare rispetto a quella appena creata. Gli do come funzione l'altezza della vita davanti, altezza vita davanti, lunghezza vita davanti. Eccola qua. E gli aggiungiamo un po' di centimetri giusto per coprire un pochino sotto l'ombelico, dai, mettiamola così. Quindi gli diamo un 15 o più 15. Ok. E gli diamo applica. Ok. Eccoci qua, molto semplice. Adesso andiamo a trovare il punto che si trova all'intersezione tra A e A2. Quindi seleziono A, seleziono A2. Trovato a 3 e lo vado ad unire con lo strumento linea. Quindi lo strumento linea mi permette di unire i punti che non sono stati, diciamo, costruiti con delle linee. Molto semplice. Ho selezionato un modello di questo tipo perché ci aiuta un po' a capire come funziona la struttura dello scheletro del nostro cartamodello. Quindi ci permette di avere una visione di come possono essere semplici gli strumenti per costruire le varie parti. A questo punto io andrei a cercare sicuramente il punto alla metà di queste due, di queste linee, quindi andrei a selezionare queste due linee qua e questa qua e trovo il punto centrale. Adesso vi mostro brevemente il mio cartamodello, quindi siamo a questo punto qua. E adesso diciamo, mi interessa sicuramente trovare il centro per poter disegnare lo scollo. Quindi trovo con lo strumento punto a distanza che divide a metà il segmento, vado proprio a segmentare la mia linea del girocollo, quindi la segmenta proprio di due a metà e gli diamo ok. E poi vado a scendere di quanto e sono scesa della circonferenza del collo diviso 6. Quindi vado a scendere dal punto A5 verso il basso, funzione, circonferenza collo, diviso 6. Ok. Perfetto. Mentre i punti delle spalle vado a suddividere dal centro verso la spalla e anche in questo caso utilizzo la circonferenza del collo, però a questo punto diviso 3 invece. Quindi diviso 3, vediamo ok, applica, ok. A questo punto, per portare la stessa misura anche dall'altra parte in maniera speculare, posso sia utilizzare questo strumento, quindi vado sempre a riprendere di qua, invece di dirgli di fare lo stesso calcolo, vado a prendere la lunghezza della linea, a questo punto sarà stata A5, A5, A7. Quindi questa lunghezza qua, che è proprio la lunghezza del collo, gli do ok, applica, ok. Allora, cosa importante? Se io dovessi voler cambiare questa dimensione, lo posso fare anche in un secondo momento. Quindi io seleziono A7 e vedete che qua sulla mia destra ho proprio la formula matematica che mi permette di andare a modificare la mia dimensione. Se io facessi diviso 2, ad esempio, vedete che in maniera speculare si modificano entrambe le parti del giro del collo. Quindi ecco, è veramente molto, molto veloce, molto, dà molta soddisfazione. Non so se chi ci sta seguendo è un modellista oppure no, però effettivamente riuscendo a imparare a utilizzare in maniera appropriata questo strumento, abbiamo la possibilità di disegnare in modo veloce e soprattutto abbiamo dei modelli che sono dei modelli
digitali, quindi non è necessario per forza portarsi dietro rotoli e rotoli di carta, cosa che io ho fatto oltretutto nel mio passato, però tutto quello che è il nostro cartamodello riesce a entrare tranquillamente dentro una pennetta USB o nell'attachment di una mail. Volevo provare a farvi vedere un'operazione, ad esempio questa, quindi vado a selezionare la curva che voglio andare a specchiare, gli do invio e seleziono il punto su cui l'asse su cui specchiarlo. Vedete che automaticamente ha specchiato la curva del mio girocollo. Gli diamo ok. Adesso se io andassi a modificare la curva del mio collo, automaticamente lo fa anche dall'altra parte. Questo è proprio classico. Ok, cos'altro ci manca? Ok, ci mancano sicuramente le linee di costruzione interne che vanno a unire i nostri punti. Quindi andiamo subito a unire qua e da questa parte. Ok, perché ci servono? Perché su queste linee noi dovremmo andare a trovare i punti del giro manica. Ebbene sì, non c'è un giro manica in questa fantastica in questo fantastico cartamodello, ma sono semplicemente le aperture laterali, che non so se si vede anche nel modello appeso, vanno a realizzare proprio l'apertura del giro della manica. Quindi per realizzarle, lo facciamo adesso assieme. Subito andiamo a utilizzare, vedete che comunque ritornano gli strumenti, quindi abbiamo il secondo strumento, appunto, che ci permette di trovare un punto lungo una linea. Partiamo dal punto A e andiamo verso di qua. No, ho sbagliato, scusate, quindi riprendo lo strumento, vado da qua verso qua. E se non mi sbaglio, questo è pari alla circonferenza superiore del braccio diviso 1,2. Quindi funzione matematica. Ora io vi dico questa cosa molto molto sincera: io ero una capra in matematica, ho fatto il liceo d'arte, sappiatelo, quindi se io riesco a utilizzare questo software potete farcela anche voi, non vi fate venire l'ansia perché c'è tanta matematica. In realtà questa è la matematica che mi piace, ovvero quella che ci permette di realizzare quello che desideriamo. Ovviamente tutta la matematica è bellissima e utile, però in particolare questa è una delle mie preferite. Allora, applichiamo e qua abbiamo trovato il primo punto. Ok, andiamo a trovare il secondo punto anche sull'altra linea. A questo punto, esattamente come abbiamo fatto per il giro del collo, andiamo a selezionare la linea di riferimento, quindi lunghezza delle linee, andiamo da A verso A9, vediamo se c'è, eccola qua. Vedete proprio questa lunghezza qua, e la andiamo a riportare sull'altra linea. Applica. Ok. Allora, do un attimo un'occhiata. Ok, sto andando un pochino lunga, faccio velocissimamente un dettaglio, giusto per vedere come funziona questo sistema di dettaglio, poi vi faccio vedere altre due cosine. Allora, sono partita proprio da quello sbagliato. Allora, il dettaglio che voglio realizzare è quello superiore, quindi parto dalla linea, dal punto A1, vado a selezionare il punto dell'attacca, il punto del centro e così via, scendo a selezionare la curva, poi per selezionare questa che va in senso antiorario premo Shift da tastiera e gli do invio. Quindi tutto quello che io ho selezionato andrà a realizzare proprio nella sezione dettagli il mio pezzo di cartamodello. La cosa interessante è che una volta nella sezione dettagli noi possiamo dirgli opzioni e gli possiamo dire di aggiungere ad esempio il margine di cucitura a un centimetro o anche di meno. Possiamo addirittura avere un margine di cucitura ad esempio diverso sul giro del collo, quindi sul punto A8. Gli diamo, che ne so, ad esempio 0,5. Vedete che si è assottigliato. Ah, guardate che ho perso un punto per strada, interessante. Ok, allora, visto se ho perso questo punto per strada può essere un problema, no? Perché ad esempio non posso andare ad assottigliare questa parte. Come risolvo questa cosa? Vado dentro a disegna e con lo strumento aggiungi nodi vado a selezionare il punto che mi sono persa per strada, do invio. Dico che lo vorrei nel dettaglio selezionato e andando all'interno del nostro dettaglio
Lo trovo qua, nascosto, ovviamente si trova dopo A6, quindi siamo giusti. Faccio clic, ok, vedete che il mio punto A7 è comparso. Per fortuna, no, questa cosa è molto utile effettivamente, non c'era una volta. Dovete sapere che essendo un software open source, Valentina ha subito un sacco di cambiamenti. Io lo utilizzo ormai dal 2016, credo, però in realtà è solo da qualche anno che è diventato veramente molto friendly con chi lo utilizza. All'inizio era tutto un pochino in fase di sviluppo. È un po' il bello e il brutto dell'utilizzo di software open source. Sicuramente il lato bello è il fatto che si può dialogare apertamente con chi programma il software, c'è tutta una community a supporto, no? Che ti permette di imparare anche utilizzando banalmente dei tutorial o facendo delle domande e quindi insomma tutto quello che può essere il servizio che invece ti offre un software proprietario. Quindi abbiamo detto 0,5, vediamo applica. Ok, manca solo il punto 6 che ovviamente prevede di avere entrambi i lati a 0,5, altrimenti non funziona. Quindi abbiamo la possibilità di avere questa doppia cosa. Altre cose fondamentali, le tacche. Quindi ad esempio vogliamo avere su A9 e A10. Un riferimento appunto per chi poi andrà a cucire. Clicca, ok. E adesso magari provo a fare un ingrandimento. Vedete che ha aggiunto un tagliettino qua. Facciamo una prova di esportazione veloce. Allora, per esportare possiamo diciamo, utilizzare sia lo strumento che troviamo qua alla nostra sinistra, che esporta i dettagli saltando la fase di layout. È comodo se abbiamo pochi elementi, effettivamente, questa opzione qua, e quindi ci permette di, appunto, di salvare all'interno della nostra cartella in tantissimi formati, oltretutto, quindi SVG, che è un file che viene aperto anche dall'Illustrator, quindi un file vettoriale, PDF, in file immagine. E un sacco di AutoCAD DXF e per chi si occupa di modellistica in maniera professionale, sappiate che salva anche in DXF AMA, che è la versione utilizzata appunto per tagliare con le macchine da taglio industriali. Nel nostro caso però vogliamo utilizzare il file SVG e quindi lo andiamo a salvare. Ok. Velocissimamente vediamo come funziona il layout. Ovviamente dobbiamo avere o una macchina a taglio laser, quindi vado a impostare la dimensione della macchina a taglio laser, quindi 120x90 o un plotter da taglio, insomma. Diciamo, il file, quindi il software, andrà a posizionare, a fare una sorta di piazzamento dei vari pezzi su una dimensione di foglio di riferimento, quindi è super utile. Ok, vedete che sta facendo il nesting, ci sta mettendo un po' di tempo, è normale, anzi, in realtà è un po' strano perché in realtà avendo un solo foglio dovrebbe metterci meno tempo, però probabilmente perché sto anche proiettando. Ok, quindi diciamo che giusto per mostrarvi un'ultima cosa, appunto nella sezione dettaglio poi avremo i nostri pezzi appunto uno a fianco all'altro in questo modo, quindi esportati con tutti i tag, possiamo aggiungere le etichette con le informazioni di taglia. Vorrei farvi vedere questa cosa interessante, ovvero quando io vado a cambiare la taglia, vado a mettere una 42, automaticamente l'etichetta modificherà. Sì, modificherà la dimensione appunto nel file, quindi è molto utile avere l'etichetta perché ci dice effettivamente con che taglia abbiamo salvato il nostro cartamodello. Ora, come al solito, investo sempre un sacco di tempo sulla parte legata a Valentina CAD perché la trovo la cosa più interessante in assoluto, però facciamo un piccolo step anche all'interno di Inkscape. Vi mostrerei magari il piazzamento laser. Proviamo ad aprire questo documento. Si tratta proprio del salvataggio del file che abbiamo salvato prima, che abbiamo aperto prima. Magari vediamo un attimo. Ok, eccolo qua. Quindi
vado a chiudere questa parte qua in modo tale da avere più spazio. Ok, non mi dà più spazio, mannaggia lui. Ok, perché c'era ancora questo, però adesso dovrebbe rimpicciolirsi. No, molto bene. Allora, dunque, non ci facciamo prendere dal panico e vediamo qua. Eccolo qua, questo è il nostro cartamodello, il cartamodello che poi ho passato a Irene, che Irene ovviamente ha modificato appunto per realizzare la parte di incastro. Magari faccio un piccolo zoom su il modello originale, così lo vediamo un attimo. Mannaggia. Ok, eccoci qua, quindi questo era il modello originale, qua un po' l'idea di come strutturarlo, era un abito, e questo è lo studio, insomma, del piazzamento. L'ho piazzato proprio sulla dimensione della macchina a taglio laser, quindi il foglio che vedete qua è proprio la dimensione del tavolo di taglio di laser, del taglio laser. Come vedete, in questo caso abbiamo semplicemente il cartamodello con il centimetro di cucitura. L'elaborazione successiva, quindi quello che noi andiamo a fare nel momento in cui vogliamo proprio tagliare a laser, quindi il file definitivo del taglio laser, è quello che si sta aprendo ora, è questo. Quindi abbiamo quindi elaborato il nostro modello, abbiamo tolto il centimetro di cucitura, altrimenti lo andrebbe a tagliare. Abbiamo creato delle texture di taglio al suo interno. In questo caso ho utilizzato un plugin che ci permette di realizzare dei pattern Voronoi, quindi sono dei pattern naturali che si sviluppano in maniera parametrica. E anche questo è stato sviluppato con un plugin ad hoc, appunto, per realizzare delle forme che seguono, diciamo, in maniera parametrica lo sviluppo cellulare. E tutto questo ha dei colori diversi perché? Perché quando noi andiamo alla laser andiamo a realizzare un modello che poi appunto avrà dei parametri di riferimento, no? Quindi tutto quello che abbiamo disegnato fino adesso ha lo scopo ultimo, almeno per quanto riguarda me, della realizzazione del modello finale, che è quello che abbiamo visto, e solitamente viene dato in pasto a questo software un po' anni 80, come lo chiamo io, che è il software della laser. Quindi si tratta di un software CAM, quindi Computer Aided Manufacturing, quindi ci permette di creare il codice utile per la macchina a taglio laser per poter realizzare il nostro abito vero, quindi quello ufficiale. E allora vedete che andiamo poi a importare il nostro fantastico file, abbiamo tutti i nostri livelli, perché io ovviamente voglio tagliare prima la parte interna e poi il taglio nero, e una volta che noi abbiamo identificato la velocità e la potenza dei nostri tagli, possiamo mandare in taglio direttamente alla laser il nostro disegno. Quindi questo è un po' il processo. Ecco, non sono andata tanto nel dettaglio, mi scuso, nel dettaglio di Inkscape. Magari se c'è un momento più tardi per poter vedere qualcosina, se avete qualche domanda, possiamo andare a vedere magari come si può realizzare un pattern di questo tipo. Però siccome sono andata un po' lunga, vero Irene, le lascerei la parola, ti lascio la parola e smetto di condividere lo schermo. Allora, basta trovare, ok, eccoci qua. Prego. Allora, metto la condivisione io dello schermo. Secondo. Eccomi. Ok, allora siamo tornati alle slide e dove adesso vedremo, vi faccio vedere un paio di esempi. Quindi abbiamo detto l'altro software che andremo a vedere sarà proprio il software Illustrator. Qua potete vedere una manica e un pezzo, diciamo, di abito che avevo progettato durante il corso Fabbricademi, e il motivo per il quale l'ho inserito è proprio perché l'abito, in particolare il giro manica
la parte, diciamo, questa parte sotto è modulare, quindi la manica e questa decorazione non sono cucite, ma sono incastrate all'abito. In particolare quando abbiamo abiti di questo genere, quindi dove non abbiamo delle cuciture totali o parziali, si chiamano appunto seamless design, quindi un design senza cuciture. E qua potete vedere uno screenshot di questo sito che si chiama OS Circular Design, quindi Open Source Circular Design di Fabbricademy, all'interno del quale sono stati caricati tutta una serie di modelli di alunni e non, di appunto di moduli, di come in questo caso della gonna, quindi di gonne senza, di abiti senza cuciture e tutta un'altra serie di tematiche, diciamo, sono divisi per categorie, però la maggior parte sono i moduli e abiti senza cuciture. Questo è un altro esempio realizzato sempre durante il corso Fabbricademy, da me e una mia compagna di corso che si chiama Stephanie Santos. L'idea era quella di realizzare un kimono, quindi questa parte dell'abito rosa, che fosse appunto modulare, quindi il kimono di per sé è già un abito zero waste, quindi la cui creazione nel momento in cui si va a tagliare la stoffa, essendo tutti dei rettangoli, non vi è appunto spreco o parti di stoffa che avanzano. La particolarità del kimono era appunto quella di non avere cuciture, ma di avere questi moduli, che è questa parte bianca, tagliati al laser, anche il kimono è stato tagliato al laser, che andasse a congiungere le diverse parti. Quindi la funzione dei moduli era sia quella di sostituire le cuciture, ma anche quella di poter aggiustare la taglia del kimono a seconda dell'esigenza. Più tardi, cioè tra pochissimo, vi farò vedere come l'abbiamo progettato. Un altro esempio è questo abito di The Post Couture Collective, che è un collettivo che sviluppa appunto cartamodelli e abiti senza cuciture. Quindi potete vedere che in questo caso il sistema di incastri è questa sorta di freccia, che si va poi a incastrare in queste tre fessure. Anche questi sono tutti tagliati con il taglio laser, che permette, diciamo, di creare questi incastri molto facilmente. E adesso vi faccio vedere il software. Quindi faccio così. Ok, allora questo è il cartamodello, diciamo l'ispirazione per il cartamodello che ha utilizzato Sara per creare poi il cartamodello che abbiamo visto poco fa. Io ho diviso le diverse parti del cartamodello, quindi abbiamo la parte frontale con il collo, il retro, un laterale, quest'altra parte sempre diciamo frontale Irene, sì. non vediamo la presentazione, non vediamo lo schermo. Non vedete Illustrator? No. Ah, ok. Prova a ricondividerlo. Grazie. Adesso? Ma sai che no, riesci a condividere tutto lo schermo come hai fatto con le slide? Forse stai selezionando solo il software, può essere? Sì.
Allora, perché a me dice che lo vedete? Faccio così. Ok, adesso? Non lo vediamo neanche adesso. Ho messo la Non lo condivisione. so. Cioè, quando hai fatto share, aspetta, hai fatto share screen, giusto? Sì. Ok. Sì. E quando hai fatto share screen, aspetta, lo sto facendo io adesso, sei su schermo intero, giusto? Quando lo fai? Prova a cambiare, prova a fare o finestra. Sì, prova a fare finestra. No, non te lo fa fare perché è solo per web. Cioè adesso non vedete nemmeno me te che riflesse. No, Bravo. ma che peccato, ha funzionato fino adesso, eh. Cioè, Non lo vedete? No, sì, adesso lo vediamo. Allora, Ok, perfetto, un esalto. grazie. No, no, figurati. Vai. Allora, questa è appunto l'ispirazione del cartamodello che aveva utilizzato Sara, e, dove le diverse parti sono numerate, quindi questa parte viola scuro è la parte, diciamo, il triangolo più grande che ci fa da parte frontale e retro, il triangolo fucsia numero 2. È quello che poi sarà la parte frontale con il girocollo e diciamo la parte della schiena, mentre questi triangoli numero 3 in lilla sono una parte, un triangolo, la parte frontale e un triangolo il retro. Quello che abbiamo pensato con Sara era appunto di creare un sistema per creare questo cartamodello. Un cartamodello senza cuciture, quindi ora vi faccio vedere. Allora, intanto in questo caso si vede ancora diciamo questa che ora è sottolineata in giallo, era la linea originale del cartamodello, mentre questo contorno, questa cornice esterna era la cornice per la parte in più per le cuciture. E, io l'ho lasciata per tenermi una sorta di riferimento che però poi andrà rimosso, come ha fatto vedere Sara, nel momento in cui si parla di taglio laser, perché altrimenti anche questa linea verrebbe tagliata. Però nel momento di progettazione è comoda. Quindi la mia idea era quella di creare un'aggiunzione delle diverse parti molto molto semplice e quindi vedete che essenzialmente abbiamo dei tagli che sono questi qua, questi che vedete, che vengono poi, quindi ogni parte chiaramente ha dei tagli in congiunzione con l'altra parte, quindi se io adesso vado a spostare questa parte fucsia, lilla, vedete che coincide, metto una trasparenza, vedete che coincide i tagli, coincidono perfettamente con i tagli dell'altra parte, altrimenti non funzionerebbe. E poi per appunto unire le diverse parti avevo pensato queste strisce di tessuto, che in questo caso sono queste qua in nero. Ora sono posizionate sopra diciamo, sopra la parte dove dovranno poi essere inserite una volta tagliate. E l'idea era proprio di far passare queste strisce, quindi come una tessitura, tra un taglietto e l'altro, tra una fessura e l'altra, e la parte che poi va a bloccarle, perché altrimenti se fosse una striscia senza,
un capo finale, chiaramente poi muovendosi si sfilerebbe via. Quindi partendo dal disegno del piede pull, ho creato queste due parti finali. Il concetto di un design senza cuciture è proprio quello appunto di andare ad unire le diverse parti del cartamodello, che può essere qualsiasi tipo di cartamodello, creando una struttura modulare. Quindi ci sarà questo modulo che si ripeterà per le diverse parti. È chiaro che io posso anche arricchire il cartamodello con le congiunzioni, quindi con questo modulo. Potrei ad esempio scegliere sulle spalle un'aggiunzione più tridimensionale, mentre magari sulla parte frontale un'aggiunzione come questa qua nera, quindi che rimane più piatta. Vi faccio vedere, vi spiego come fatto. Quindi questo è il cartamodello che mi ha passato Sara, e quello che ho fatto è stato andare a disegnare appunto le diverse tacche su ogni parte del nostro cartamodello. Chiaramente dove ci saranno i buchi delle maniche non andremo poi a tagliarle. Io qua l'ho inserita ed effettivamente ho fatto un errore perché mi ero scordata di questa parte fondamentale. E quindi ho deciso la distanza tra una fessura e l'altra, e anche la dimensione di questa fessura, quindi proprio diciamo l'altezza. Chiaramente a seconda della stoffa che viene utilizzata abbiamo possiamo utilizzare diverse tipologie, quindi magari con una stoffa particolarmente liscia e fluida, una tipologia di incastro del genere magari risulterebbe complicata perché magari la stoffa inizierebbe a muoversi. Già con una stoffa più pesante, diciamo, rimane tutto più rigido e più a posto. Anche nel momento in cui uno va a progettare appunto la dimensione, la distanza di questi incastri modulari, dobbiamo pensare anche alla stoffa che andremo ad utilizzare. Quindi, una volta fatto il ragionamento sulla tipologia di stoffa che utilizzeremo, ho iniziato a inserire queste fessure. Quindi anche Illustrator lavora con i livelli, quindi avevo suddiviso le varie parti in diversi livelli in modo tale da lavorarci uno alla volta e bloccandoli o nascondendoli. E adesso vado a creare un nuovo livello e blocco tutti questi già fatti, diciamo. I livelli li posso spostare, quindi adesso questa parte di cartamodello che ha una linea molto sottile, quindi se non zoom non si vede bene, dovrebbe essere ok, nel livello dietro, per cui in realtà è all'interno di un livello sbagliato. Quindi quello che faccio è selezionarlo tutto, faccio un rettangolo di selezione e lo sposto all'interno di un altro livello. Quindi questo posso bloccare tutto il resto, mi creo un altro livello, posso anche rinominarli, quindi tipo tagli. Boh, insomma, possiamo rinominare i livelli in modo tale da avere
andare poi a capire che cosa c'è dentro. Allora, quindi inizio a crearmi i miei tagli. Lo faccio all'interno di un altro livello in modo tale che poi rimanga tutto separato. E quello che faccio è fare una linea con la penna e l'avevo pensata alta 8 mm, quindi posso disegnarmela e poi la posso modificare. Adesso me la posiziono, quindi devo ragionare dove questi tagli dovranno essere inseriti. Sicuramente avremo bisogno di connettere la parte delle spalle, quindi il fronte con il retro, e per cui questa parte sarà speculare. Allora, adesso la nostra linea è posizionata a metà, quindi vedete, appare una sorta di guida magnetica e posso copiarmela e spostarmela. Abbiamo dei comandi rapidi da tastiera, quindi posso o appunto avere il comando spostamento utilizzando i comandi rapidi da tastiera oppure insomma, con i classici comandi dalle finestre. Dalla tastiera è molto più comodo perché chiaramente è più rapido. Quindi quello che devo fare adesso è copiarmelo spostandolo sempre della stessa misura. Quindi avevo nel cartamodello già fatto sopra, l'avevo spostato di 11 mm in senso orizzontale e di 0 in senso verticale. Quindi vedete, si sposta e posso creare delle copie. Mi rimane selezionato, quindi utilizzando il comando spostamento rimane selezionato sempre l'ultimo, diciamo, l'ultimo oggetto che abbiamo spostato e quindi in questo modo rimangono anche salvate le posizioni, quindi 11 mm, 0 mm e io posso semplicemente copiarlo e spostarlo al contempo. Ok, fino a quando non avrò completato il mio segmento. E questo lavoro andrà fatto poi per tutte le parti del cartamodello che dovranno essere unite tra di loro. Quindi, appunto, ora vi faccio vedere questo della manica, perché è la parte più rapida. Questi li posso copiare e incollare, quindi me li devo poi posizionare in maniera corretta. Posso fare come ho fatto prima, quindi posso ad esempio spostare questa parte del retro per vedere se coincide, se diciamo questi tagli coincidono con la parte frontale. Oppure potrei utilizzare le guide, quindi facendo tasto destro sullo schermo appare questo piccolo menu che ora io ho i righelli già attivati, quindi mi dice nascondi i righelli, però ecco, adesso posso far mostro i righelli e con i righelli posso anche controllare che siano. Devo anche mostrare le guide. Ah no, sono già mostrate. Ok, quindi con i righelli e le guide posso controllare che siano che siano posizionati correttamente. Stessa cosa andrà poi fatta su tutte le parti, quindi appunto questi qua potranno essere copiati e incollati dall'altra parte e dovremmo farlo anche, diciamo,
nella parte del triangolo più grande, eccetera, eccetera. E una volta che io, visto che questi triangoli hanno dei lati a 45 gradi, io potrei anche, intanto mi riblocco questo livello, se no mi porto tutto in giro. Posso anche copiarmi questi pezzi già fatti, ruotarmeli di 45 gradi, quindi con la freccia, e iniziarli poi a posizionarli sulle altre linee di cucitura che poi appunto andranno eliminate, altrimenti nel momento in cui andremo a tagliare con il taglio laser, diventerà un po' complicato, visto che possiamo sempre eliminarle dal taglio laser, però diventa un lavoro aggiuntivo e molto più faticoso, perché, come diceva Sara, il software del taglio laser è un po' anni 80 e quindi conviene sempre fare le modifiche da un altro software per essere più rapidi. Allora, possiamo iniziare a inserire tutti i nostri tagli a 45 gradi. Possiamo anche fare con lo spostamento, quindi se calcolassimo lo spostamento in senso in diagonale, potremmo farlo. Ora abbiamo anche gli angoli, quindi per esempio meno 45 ora io non ok, quindi è 45. Quindi potremmo procedere così, oppure no, visto la mia lentezza. Vabbè, e, insomma, uno dovrebbe prendere le giuste misure per farlo. E quindi, una volta poi completati tutti i lati, dobbiamo appunto essere sicuri. Ok, dobbiamo essere sicuri che ogni parte coincida con l'altra parte, quindi così. Possiamo appunto metterli magari uno sopra l'altro e poi dare una trasparenza per controllare, oppure possiamo allinearli, però appunto l'importante è controllare che siano corretti. E, ad esempio, in questo cartamodello abbiamo queste tre parti che si sovrappongono al centro. Quindi così. Una volta che le tre parti saranno cucite con questo sistema, diciamo, questo sarà il risultato. Quindi noi con il sistema di incastri modulari possiamo giocare. Ad esempio, qua abbiamo detto che poi avremo le maniche, però magari possiamo evidenziare questa parte centrale, oppure possiamo andare a creare una sorta di incastro qua appunto in questa parte centrale, la evidenzio in questo modo. Potremmo andare a progettare, ok, un incastro che appunto vada a evidenziare il centro del cartamodello, quindi magari all'interno di questo cerchio o qualsiasi altra figura esso sia, potrebbero incastrarsi queste parti qua. Quindi questa
questa, appunto anche sulle maniche, magari nell'angolo della spalla potrebbe esserci un altro modulo che vai a evidenziare. Diciamo che la progettazione del capo con questo metodo avrà un'altra parte di progettazione che sarà proprio quella del modulo. E adesso vorrei farvi vedere qualche altro modulo. Quindi un po' di esempi, alcuni poi più tardi ve li mostrerò anche, diciamo, tagliati. E, questo qua è un modulo a forma di foglia, di Jessica Stanley, e qua potete vedere il sistema. Ops, scusate, ok. Il modo in cui è stato incastrato. Quindi, quando noi abbiamo un sistema di incastri, chiaramente abbiamo sempre un maschio e una femmina, quindi una parte che servirà da chiusura, da fermo, e una parte dove verrà incastrata l'altra parte. Quindi, in questo caso, abbiamo questo modulo si incastra in diversi modi, qua è evidenziato questa tipologia di incastro, quindi vedete che ci sono queste due parti che hanno un piccolo taglio, quindi sono una sorta di freccia e proprio la punta della freccia va a incastrarsi in questo foro, in questo taglio. Stessa cosa per la parte sotto, diciamo, della freccia, che non è una freccia completa perché ha questo piccolo angolo mancante. E, chiaramente nel momento in cui è stato progettato, sono state anche fatte delle prove di taglio, quindi visto che questa freccia, diciamo, azzurrina era incompleta, non aveva tutto l'angolino, sono state fatte delle prove di taglio per testare la resistenza dell'incastro. Quindi in questo caso è proprio un modulo ad incastro e non è una cucitura, diciamo. Però il sistema è lo stesso, quindi il metodo di progettazione è lo stesso. Un altro esempio è questo del vestito che avevo realizzato. Quindi vi erano due parti, le maniche che erano totalmente modulari, quindi vi erano questi due moduli, questo rosa e questo lilla, che si incastravano tra loro per andare poi a creare tutta la manica. E poi l'altra parte, che era appunto il bordino della manica, il giro manica, e il bordino sotto diciamo, l'orlo del vestito, che erano stati rifiniti anche loro con una sorta di modulo. In questo caso andava poi a congiungere le due parti, quindi andava a congiungere la manica e il sotto andava a congiungere la decorazione. E quindi anche qua abbiamo una parte, un maschio e una femmina, e si vede, forse qua si capisce meglio come vengono incastrati, quindi ogni petalo di questo elemento viola viene incastrato in una fessura dell'elemento rosa. Diciamo, chiaramente al variare della grandezza del petalo cambierà anche la resistenza dell'incastro e anche al variare della stoffa usata. Un altro esempio è questo di Lara Campos, che è proprio una giacca senza cuciture. Quindi vedete sia tutte le parti, il cappuccio, le maniche, la parte frontale, le tasche.
Sono tutte realizzate con un sistema di incastri, quindi non vi sono cuciture. Questo è uno screenshot del programma che ho utilizzato, che in questo caso è Rhino. E vedete anche qua come è stato progettato. Quindi vi sono questi tagli all'interno dei quali vengono come tessuti questi incastri. E poi gli incastri hanno questa parte finale, che qua si vede abbastanza bene, che permette appunto alla tessitura dei due elementi di non sganciarsi. L'ultimo esempio è il kimono appunto realizzato da me e Stefani Santos, quindi qua si vede bene il sistema di incastro. Quindi questo era un test realizzato su cotone, mentre il kimono poi è stato realizzato in latex. E abbiamo visto che comunque la consistenza del latex era simile a questa di questo cotone utilizzato, e quindi abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto sia delle prove più piccole, quindi dei campionari con le diverse tipologie di incastro che avevamo pensato, ma poi abbiamo deciso anche di fare diciamo l'intero kimono, ma tutto in tela di cotone per vedere l'effetto finale. E qua si vede bene l'angolo, quindi questa, se non sbaglio, questa è la parte del sopra spalla. Non so come si chiama, qual è il suo nome, diciamo, reale, non so, Sara, forse mi puoi aiutare. Quindi è questa parte che si vede qua. La spalla. Dove c'è la Ok, congiuntura delle due cuciture, fondamentalmente, no? Essendo una sì. manica kimono, è una cucitura piatta e quindi si intrecciano praticamente. E questa appunto è la spalla, e qua si vede bene l'angolo, che è un'altra di quelle cose che deve essere ben progettato per far coincidere tutto. Allora, adesso vorrei far vedere brevemente la costruzione di un incastro. Quindi, diciamo, uno può partire sia dal cartamodello e studiare poi l'incastro, che partire dall'incastro e poi applicarlo ad un cartamodello. Diciamo che in generale vanno testati questi incastri, quindi si possono creare due rettangoli che saranno poi, diciamo, il nostro test. Vorrei creare un incastro diverso rispetto a quello utilizzato qua, che è molto, molto piatto, molto, diciamo, a tessitura piatta, ma vorrei creare una cosa un po' più tridimensionale. Quindi mi copio e incollo il rettangolo. Ok, allora, come vi dicevo, ci sarà una parte dove dovranno essere inseriti i nostri incastri e un'altra parte che sarà l'incastro vero e proprio. E, per tenerci su forme molto molto semplici, possiamo utilizzare dei quadrati, così è proprio semplicissimo. Quindi il concetto è un po' quello della freccia, dove c'era una parte che veniva tessuta all'interno e una parte invece che fermava la tessitura. Noi possiamo, ad esempio, dividerci questo quadrato utilizzando lo strumento oggetto, tracciato, righe e colonne. Ad esempio, potremmo dividercelo in tre. Sara, credo che tu abbia il microfono acceso. Oddio, sì, perché Ok,
Ok, quindi adesso praticamente il nostro quadrato è stato diviso in tre righe e tre colonne. Quindi questo ci servirà poi per andare a progettare diciamo la parte dove verrà incastrato. E quindi adesso se io clicco su uno di questi quadratini ci dice la grandezza, quindi larghezza e altezza 3,99 mm, e quello che possiamo fare è andare a selezionare, quindi abbiamo due tipologie di frecce, una selezione diciamo generica, quindi se io uso la freccia nera e clicco mi seleziona tutto il mio oggetto, mentre se utilizzo la freccia bianca vado a selezionare solamente un dettaglio, quindi cliccando appunto su uno dei lati di questi piccoli quadratini. Ok, ecco, proprio no. Allora, ok, ecco, non l'avevo copiato. Posso andarmi a incollare la dimensione precisa di un terzo del nostro quadrato originale. Adesso questo sarà, diciamo, la fessura all'interno del quale faremo passare il nostro incastro, la parte che si andrà a incastrare. Crea un altro livello e blocco questo precedente. Su questo quadrato possiamo andarci a disegnare la parte che si incastra, quindi ci manterremo una parte. Quindi questa in basso della dimensione di questa linea, e poi prendo cambio colore così magari si vede meglio, e poi possiamo andarci a disegnare quello che ci pare. Potrebbe essere una cosa simmetrica, come no. Era proprio il contrario della simmetria. Magari questo diventerà un elemento poi decorativo nel nostro cartamodello, quindi potrà andare a creare dei volumi, una sorta di movimento anche della stoffa, perché comunque sarà tridimensionale, quindi una sorta di tipo di piuma, di petalo. Allora questo sarà il nostro elemento e vedete che la parte, diciamo questa parte, coincide poi con la nostra linea nera, quindi noi dovremo inserire questo elemento verde e farlo entrare dentro questa linea. Quindi vi faccio vedere qua. Blocco il livello. Quindi noi avremo diversi incastri. Sbagliato. Ok, li ho raggruppati. Quindi possiamo anche fare così. Quindi ci andiamo a vedere la misura. Larghezza, ci copiamo la misura della larghezza e possiamo andare a copiare i nostri elementi, quindi come abbiamo fatto prima con l'altro cartamodello.
In questo caso ci copierà anche questi quadratini che potrebbero servirci come guida, oppure possiamo semplicemente misurare la larghezza di due quadratini soltanto, quindi larghezza 7,99, e sempre copiandoci questa misura possiamo semplicemente copiarci la nostra linea. Quindi così. Ah no, sbagliato. scusate, ok. Quindi, e questo sta a noi, a seconda se questa parte ci può servire o meno. Quindi questa sarà, diciamo, la parte in cui si incastreranno. Adesso noi abbiamo i nostri elementi che si dovranno poi incastrare. Ok, e anche questi li spostiamo di questa misura, vediamo un po' se è corretta. Sì. Quindi vedete che in realtà quando l'ho disegnata non mi sono mantenuta perfettamente all'interno dei quadratini, quindi sono sovrapposte. E quando poi andiamo a tagliare con il taglio laser non va bene perché chiaramente questa parte cadrebbe. A parte, vabbè, è davvero molto piccolo, però sarebbe uno spreco di stoffa. E possiamo aggiustarla modificando i punti, quindi molto semplicemente così. Ce la rispostiamo, ce la spostiamo e copiamo. Quindi ora non è più, non va più sopra l'altra. Sono comunque tutte allineate perché le abbiamo spostate con il comando e quindi non siamo sicuri appunto che siano state spostate soltanto orizzontalmente e non verticalmente. Questi in realtà possiamo anche cancellarceli. Queste le riportiamo non a colore pieno e adesso possiamo andare a unire queste due parti, quindi avevamo, torno indietro, così questo non ci serve, questo non ci serve, ce li togliamo, ce li mettiamo qua. Quindi abbiamo i nostri due rettangoli che sono il nostro campione, quindi il campione che andremo a stampare per vedere se l'incastro modulare ci piace, se è abbastanza sicuro, nel senso se la stoffa regge l'incastro e quindi appunto abbiamo i nostri rettangoli. Abbiamo la parte che si andrà a incastrare, che è questa qua, e il rettangolo di prova. Quindi quello che andiamo a fare è selezionarli entrambi. Sono su due livelli diversi, infatti abbiamo le parti di incastri diciamo sottolineate in rosso e infatti vediamo anche il livello è rosso, e mentre il rettangolo è sottolineato in blu, quindi è un altro modello. Nel momento in cui noi facciamo l'elaborazione tracciati, quindi andremo ad unirli, quindi elaborazione tracciati, metodo di forma, unifica, quindi i due tracciati sono stati uniti, quindi è stato essenzialmente eliminato questa linea che li divideva. E nel momento in cui vengono uniti, diventano anche uno stesso livello.
Quindi è diventato tutto rosso, infatti se ora io clicco sul rettangolo vengono selezionati anche i nostri incastri, anche se poi vado a dare un colore, vedete che il colore viene dato a tutto. E sono stati spostati nel livello 2, che possiamo rinominarci incastri o come vogliamo. Quindi lo metto in nero. Così dà un senso un po' più di ritaglio di stoffa, almeno a me aiuta abbastanza, anche visivamente, no? Immaginare che questo sia appunto un ritaglio e non semplicemente una linea come in questo caso. Poi possiamo dare qualsiasi colore, ma il colore non ci interessa adesso. Quindi adesso abbiamo creato la parte degli incastri che si dovrà incastrare. E quando noi andiamo poi a progettare, quindi questi li abbiamo già inseriti, vi do un altro colore così si vede un po' meglio. Quindi quello che poi faremo nella realtà una volta tagliati sarà incastrare questi pezzetti all'interno di questi tagli. E coincidono, ma adesso questi tagli sono semplicemente stati inseriti, diciamo, distanziati nel modo corretto, ma non abbiamo pensato al distanziamento dal bordo della stoffa, perché chiaramente nel momento in cui noi andiamo a tagliare ripetutamente la stoffa vicino al bordo, comunque dobbiamo fare attenzione. Nel caso della maglia progettata da Sara, avevo mantenuto la linea questa linea gialla, che era, diciamo, la linea di cucitura, come riferimento. Quindi Sara aveva creato un bordo di 1 centimetro più grande rispetto alla linea del cartamodello. Quindi avevamo questa cornice e i nostri incastri erano stati inseriti a metà. Quindi, visto che gli incastri erano di 8 mm e erano stati inseriti a metà della linea di cucitura, tra il bordo, quindi diciamo tra il taglio della stoffa e questi piccoli tagli per l'incastro, ci sono 9 mm, no, non è vero, 6 mm. E comunque, appunto, sono cose che solitamente, almeno io, faccio sempre delle piccole prove di taglio. Quindi magari faccio anche semplicemente una prova di questa dimensione con una porzione. Controllo se va bene per la tipologia di stoffa e poi continuo. Quindi, ritornando invece a questi incastri che stavamo progettando, anche qua va capito quanto devono essere distanziati questi bordi dal nostro, scusate, questi tagli dal nostro bordo. E è chiaro che se i bordi vengono progettati e tagliati a questa distanza, il nostro cavo avrà una dimensione, avrà una determinata taglia. Se questi bordi, ora li faccio in un altro colore, rossi, vengono invece inseriti a quest'altra distanza, il nostro cavo avrà un'altra taglia ancora. Quindi, per esempio, se noi partiamo con un cartamodello già predefinito, quindi non so, una maglietta, una gonna, eccetera, potremmo fare uno scostamento del tracciato. Quindi, immaginando che questo rettangolo sia il lo faccio a trapezio, va? Così. Sembra più una gonna. Ok.
Immaginandoci che questa sia la parte frontale di una gonna, potremmo fare uno scostamento del tracciato, quindi oggetto, tracciato, scostamento, gli diamo, non so, 10 mm, quindi 1 cm. Ora lui è molto molto piccolo, quindi sembra una cosa gigantesca, però diciamo nella realtà potremmo dargli 1 cm e poi inserire quelle piccole linee di taglio in corrispondenza della linea di cucitura per mantenere la taglia, diciamo, originale. Oppure potremmo progettare diverse linee, piccole linee di taglio. Ed incastro in modo tale da avere diverse taglie. Quindi, se io lo inserisco qua, avrà, non so, sarà una 38, se lo incastro qua sarà una 40 e così via. Quindi, questo per quanto riguarda i sistemi ad incastro. Tolgo la condivisione dello schermo. È sempre molto interessante vedere tutto questo lavoro di incastri perché apre veramente dei mondi, no? Quindi c'è la possibilità veramente di poter realizzare il proprio cartamodello anche senza una macchina da cucire nel proprio salotto, che ne so, quindi magari uno va al Fab Lab, si taglia la gonna e poi la va a confezionare a casa, insomma, ci sono veramente dei panorami diversi, insomma, da quello a cui siamo abituati, no? Poi secondo me l'incastro può diventare appunto una parte quasi decorativa del modello, o nel caso non so, tipo del vestito che avevo fatto vedere, era proprio l'incastro la parte wow dell'abito. Giusto. E, cosa facciamo? Finiamo la presentazione con la parte della laser? Non abbiamo ancora finito. Ciao Matteo. Sono tornato, ma vi lascio finire con molta calma. Abbiamo ancora 25 minuti abbondanti, anzi, 35, quindi avete tempo. Bene, grazie. Condivido lo schermo. Sì. Dai, allora, share screen, oddio dov'è? Ok, schermo 2, aspetta che invio la presentazione così partiamo subito pronti. Eccoci qua. Ok, quindi dopo aver visto, come dicevamo, i nostri software, qui abbiamo visto dei software open source per la modellistica e per il disegno vettoriale, abbiamo visto la sua controparte di Illustrator con la parte degli incastri modulari, parliamo dei macchinari a taglio laser. Quindi inizio io, poi ti passo la parola con la sua prossima slide. Ok. Quindi cosa sono i macchinari a taglio laser? Sono delle macchinone con delle teste che si spostano nello spazio. Qua vediamo un disegno, quindi c'è un raggio laser che attraverso un sistema di specchi permette appunto di bruciare un materiale che può essere plexiglass, può essere tessuto, può essere legno, chi più ne ha più ne metta, ci sono alcuni materiali che non si possono tagliare con questi laser a CO2, però adesso li vediamo. Insomma, ci permette di andare a intagliare seguendo proprio questi tracciati. Sia i tracciati che ho disegnato io che quelli che ha disegnato Irene sono perfetti per la taglio laser. Come dicevo, il laser a CO2 non permette di tagliare alcuni materiali, come ad esempio i metalli, le ceramiche, gli specchi, ad esempio. Anzi, andrebbero trattati in maniera particolare gli specchi, oppure i tessuti che contengono ad esempio il PVC, perché il PVC è un materiale cancerogeno ed è pericoloso, quindi è sconsigliato da utilizzare con questi tipologie di macchinari che appunto bruciano il tessuto, quindi creano proprio una vera e propria bruciatura. Per questo motivo hanno anche tutto un sistema ausiliario che permette appunto di non far bruciare il materiale. Vai Irene. Come diceva Sara, abbiamo diverse lavorazioni con il diverse, abbiamo due lavorazioni con il taglio laser, quindi possiamo o tagliare o incidere il materiale. Quindi,
In queste due foto vedete delle incisioni, questa è un'Alcantara, sono entrambe due campioni di Alcantara. In questa prima foto sono stati fatti dei test sull'incisione, quindi vedete ci sono dei valori, a seconda dei valori inseriti abbiamo ottenuto un diverso tipo di incisione. Anche qua stessa cosa, diciamo in questa più aranciata, e invece che avere dei quadratini con diversi valori è stato inciso questo disegno. Le parti più chiare sono state fatte con una potenza minore, le parti più scure con una potenza maggiore. Sia per quanto riguarda l'incisione che il taglio, nel macchinario del taglio laser devono essere impostate due valori in particolare, la potenza e la velocità. A seconda del materiale che utilizziamo, giocando con questi valori, andiamo ad ottenere dei tagli più o meno precisi. Chiaramente utilizzando dei materiali più pesanti, aumenteremo la potenza e diminuiremo la velocità, mentre per tagliare dei materiali più leggeri come determinati tipi di stoffa, la carta, cartoncino leggero o anche magari il compensato molto molto sottile, basterà una potenza più bassa e una velocità più alta, perché comunque non... lo spessore del materiale, essendo sottile, non avrà bisogno di tanta potenza. L'incisione è stessa cosa, quindi c'è sempre una velocità e una potenza. In questo caso possiamo vedere proprio, forse si vede meglio qua in questo arancione, le parti più scure sono state incise con una potenza maggiore e una velocità minore, le parti più chiare minore potenza e maggiore velocità. E abbiamo anche un'altra opzione che è light cut, quindi un taglio molto molto leggero che viene fatto come per creare una guida sul materiale. Quindi magari noi dobbiamo assemblare due strati di materiali insieme e ci serve una guida per sovrapporli e possiamo utilizzare il light cut. Oppure per quanto riguarda la moda, magari è la guida per le cuciture o non so, una guida per dei ricami. Chiaramente bisogna fare attenzione perché non deve essere abbastanza potente per vedersi, ma molto leggero per non tagliare poi il materiale. Sara? Surprise! Ce l'ho fatta. Allora, in realtà, ecco, volevo concludere dicendo che il tempo è denaro, ok? Quindi anche il taglio laser, cioè la velocità, la potenza, eccetera, della laser equivalgono anche a un tempo di lavorazione della laser, ovviamente a un costo in denaro. Quindi ci sono alcune lavorazioni che sono più veloci, alcune lavorazioni come ad esempio l'incisione, l'engrave, che sono molto dispendiose di tempo, quindi insomma bisogna sempre un po' prendere le misure. Come suggeriva Irene, fate sempre dei test prima, no? Giusto? E invece sono riuscita, ecco, volevo dire anche un'altra cosa, che tutto quello che abbiamo modellato io e Irene con i software di modellazione vettoriale è possibile sia tagliarlo a laser, come avete potuto vedere nella slide poc'anzi, e quindi realizzare un capo fisico, ma potete anche importarli all'interno dei software di simulazione, come avete visto anche nel corso di ieri, e fare la simulazione per vedere se effettivamente funziona questo cartamodello, e quindi realizzare un avatar 3D con il modello già indossato, ecco come si vede appunto nella slide. Quindi Magic, ce l'abbiamo fatta. E allora, questa mi sa che è l'ultima slide.
vedere dei campionari. Giusto, poi mostro nuovamente lo schermo. Cosa faccio? Lo tengo in sottofondo così possiamo mostrare dopo. O no, no, facciamo vedere prima, scusate, no, regia, facciamo vedere i materiali. Allora, questo non c'entra niente in realtà con gli incastri, però diciamo che è perfetto per spiegare come funziona il taglio del taglio laser. Quindi questa è una pelle tagliata al laser seguendo un disegno vettoriale e non si vede bene, ma è una sorta di rosa molto molto chiaro. E potete vedere che il bordo, quindi eccolo qua, è proprio bruciato, quindi ha questa parte più scura. E anche il retro non si vede tantissimo, però vedete che ci sono queste ombre. Questo perché o il piano del taglio laser era sporco e quindi nel momento in cui è stato tagliato, ha creato queste bruciature nel retro, o perché la potenza era troppo alta. Tagliare questa pelle è stato un incubo perché anche adesso, non so se si vedono le mie dita, ma mentre la tocco stanno diventando sempre più nere, perché è stato un incubo, perché chiaramente quando tagliamo un materiale con il taglio laser, questo materiale viene bruciato. Quindi, essendo questa pelle rosa quindi molto chiara, quando poi l'andavamo a toccare veniva fuori tutta la bruciatura del materiale. Infatti, vedete, ecco anche qua. Quindi molto bella da vedere, ma un po' meno da pulire. Quindi è stato faticoso. Invece, tornando, non so, Sara, se vuoi dire due parole su questo. Scusate, sulla pelle che sì, no, è stato veramente poi l'odore che viene fuori dalla laser subito dopo l'aver tagliato la pelle, anche quello è abbastanza impegnativo. E ho risolto pulendolo in maniera lacre, cioè lacrimente, con come si chiama? La crema corpo idratante. Ah, noi con il latte detergente. O ecco, uno o l'altro, comunque sia cose per la pelle, anche del corpo, intendo. Prego. Questi invece sono degli incastri, quindi in questo caso sono degli incastri in una sola direzione, quindi non possiamo creare una superficie, ma andiamo a creare una linea, non so, tipo una cintura, delle bretelle. È chiaro che questo sistema, lo stesso sistema di incastri, non so come girarlo, ok, può essere utilizzato anche per simulare le cuciture in un abito, quindi questa sorta di curva possiamo averla su un lato del nostro cartamodello, e invece, quindi non so, magari la parte frontale avrà la curva e la parte dietro avrà l'incastro vero e proprio. Questi sono tutti incastri che potete trovare sul sito OS Circular Fashion di Fabbricademy, quindi sono open source, li potete scaricare, modificare, lavorarci sopra, insomma. Questo invece è un altro tipo di incastro che va a creare una superficie. E qua si vede bene, aiuto, ok, che la pelle è troppo stressata dall'incastro, quindi questa superficie che si va a incastrare nelle linee non è abbastanza grande per supportare poi, diciamo, il peso della porzione di superficie che si va a creare. E quindi uno può giocare o magari ingrandendo questa parte,
rimpicciolendo questa linea. Chiaramente anche questa è la stessa pelle di prima, ha uno spessore, per cui se uno va a rimpicciolire troppo questa linea nemmeno riuscirebbe a infilarla. Per questo bisogna fare i test. Vado? Continuo? Ah, ok. Questo invece è il modulo a forma di foglia che avevamo visto prima. Quindi, aiuto, ok. Vedete, sono, diciamo, seguono una linea diagonale. Ok. E sono incastrati seguendo l'incastro che appunto avevamo visto prima, quindi nella parte centrale e poi in basso, eccoli qua. Anche questi sono altri incastri modulari, e quindi uno può decidere se creare una superficie interamente modulare o utilizzare questi moduli per creare, per unire due parti. E, utilizzando lo stesso modulo, cioè noi possiamo prendere ispirazione dallo stesso modulo e poi modificarlo affinché vada a unire delle superfici. Quindi, ad esempio, se volessimo utilizzare questo, potremmo creare questo sistema, quindi di linea, incastro, linea, incastro, su una parte del nostro cartamodello e poi aggiungere magari, quindi dall'altra parte avremo il corrispettivo, quindi avremo incastro, linea, oppure avere la superficie intera a modulo. E questo è un altro. Beh, sicuramente sono interessanti, cioè l'idea anche quella, che ne so, magari di fare delle pareti intere di questi moduli che vanno a creare una sorta di tappezzeria, appunto con dei colori a contrasto, quindi ci sono veramente tantissime applicazioni. E, io volevo semplicemente magari farvi vedere dal vivo il risultato della nostra maglia, visto che l'ho tolta dall'espositore. Volevo, in realtà questa, ok, ho utilizzato una licra abbastanza, molto elastica, abbastanza leggera, e fondamentalmente questo tessuto ci permette di avere un taglio perfetto, senza appunto sfrangiature, cosa di cui non abbiamo parlato durante questa, però effettivamente diversi tessuti, diversi risultati, no? Quindi in questo caso è il risultato ottimale, ci permette veramente di avere un risultato perfetto. Poi, siccome ho dimenticato di citarla probabilmente nella velocità dell'inizio, nelle prime slide, la mia compagna di avventure su Digital Fashion, che è Claudia Scarpa, volevo farvi vedere questa cosa qua. Questo qua è un pezzo di velluto che la nostra amabile Claudia Scarpa ha ingravato con un'immagine fondamentalmente bitmap. Quindi ha realizzato il file, l'ha caricato direttamente nella laser e ha creato questa immagine completamente sfumata in pixel. Quindi si possono fare veramente delle cose eccezionali con la macchina a taglio laser, nonostante sia estremamente costoso. E queste, vabbè, sono alcuni tessuti di seta, esatto. Quindi si può realizzare anche il lavoro su diverse tipologie di materiali, scusate. In alcuni casi può sfrangiare, in questo caso ad esempio la maglina di cotone sottostante ha, diciamo, lasciato alcune parti sfrangiate. Sempre molto difficile farlo vedere a schermo, però insomma, ecco, diversi tessuti, diverse soddisfazioni, diversi risultati. Molto bello, soprattutto l'immagine dei tempi moderni sul velluto. Metropolis. Metropolis, scusami, Metropolis.
molto molto bello e molto interessante. Ma a proposito di tessuti, se posso, vorrei approfittare di voi per chiedervi un po' rispetto ai tessuti che possono essere tagliati o non tagliati con il laser, oppure quali sono le caratteristiche tendenzialmente, anche per agevolare un po' appunto il taglio, no? Abbiamo visto la licra, giusto, che avete tagliato per questo workshop, che ovviamente non sfrangia perché è un materiale sintetico, giusto? Corretto, sì. E rispetto ai materiali magari naturali, anche texture, magari mi è capitato di lavorare anche a me, c'è qualche consiglio che vi sentite di dare su altri tipi di materiali? Allora, diciamo che solitamente quando si utilizzano tessuti naturali si cerca un tessuto in mista che abbia un pochino di elastano, un pochino di poliestere all'interno, anche se non è proprio bellissimo, soprattutto sotto un punto di vista di sostenibilità la mista dei tessuti non è molto ben vista in questo momento, però effettivamente dal punto di vista laser dà la possibilità di cauterizzare un po' il taglio. La seta, che è un tessuto naturale, ha un taglio perfettamente cauterizzato, quindi si può utilizzare tranquillamente, mentre tutto quello che è cotone e lana, ahimè, dopo un po' di tempo ci lascia. Però non lo so. Quindi sicuramente abbiamo la seta, che già è un ottimo punto di partenza. Dicevi, Irene? Avevo fatto diverse prove sul velluto di cotone, e di tagli anche tra l'altro molto piccoli, che poi dovevano essere cuciti, per cui toccati, e chiaramente toccandoli c'è più possibilità che si vada a rovinare, e siccome dovevo utilizzare quello ho messo la teletta autoadesiva dietro, quindi un minimo ha rallentato lo sfrangiamento. È chiaro che se poi stai là vabbè, è chiaro che è una tecnica abbastanza delicata, però a proposito di materiali, diciamo, sostenibili o comunque naturali, ricordo che Irene, anche con te abbiamo fatto delle prove invece su biomateriali, no? Ad esempio sì, sulla kombucha o qualcosa del genere, che hai fatto vedere anche ieri, tra l'altro. Sì, oggi non ce l'ho. No, sono modulari, per cui no, non fa niente, era solo per dire che effettivamente anche su materiali nuovi in fase di sperimentazione, sostanzialmente, perché di questo si tratta, è sicuramente un macchinario che riesce a interagire bene, soprattutto anche per la reazione poi che ha un materiale come può essere ad esempio la kombucha, insomma, o altri tipi, insomma, di materiali provenienti da fermentazione, ecco. Quindi sì, mi auspico in realtà in pochissimi anni di un'accelerazione anche dal punto di vista dei materiali laserabili e quindi, diciamo, utilizzabili al passo con i tempi sicuramente. Siccome anche WeMake in passato è stato nodo di Fabricademy, infatti anche noi siamo super fan del progetto, abbiamo avuto una ragazza che ha effettivamente realizzato, Greta D'Alessandro oltretutto, che è una bio designer, certo, che adesso si occupa principalmente di quello, insomma, e ha realizzato questo abito veramente molto bello con tre tipologie di tessuti, appunto come dici tu, Matteo, che si degradano nel tempo, e ha realizzato questo pattern bellissimo con grasshopper, credo, quindi un pattern parametrico intagliato laser sulle tre tipologie di materiali di nuova tecnologia, quindi, che ne so, la kombucha, come dici tu, e la bioplastica. Esatto, quindi veramente speriamo di sì, che ci sia questa svolta, insomma, radicale. Assolutamente sì, poi credo anche di aver visto il progetto di Greta Alessandro, quella di cui stavi parlando, che oltre, diciamo, all'aspetto insito del materiale, che era comunque naturale e biodegradabile, anche il vestito stesso un po' riportava questo concetto, no? Di sfarsi, insomma, in un certo senso di sfrangiarsi con il tempo e con l'usura, quindi sì, sicuramente molto, molto interessante come progetto e sicuramente un filone di ricerca da continuare ad approfondire, insomma. Assolutamente.
Non so se avete voglia o necessità di aggiungere qualcosa in più a ciò che avete illustrato finora, se volete concludere in qualche modo. Ma allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi qua, nel senso che è stato veramente un bellissimo, nel senso da raccontare anche al pubblico, una bellissima collaborazione a distanza, perché ovviamente io sono a Milano, Irene è a Roma, e quindi è stato molto bello. La Digital Fabrication ci permette anche questo, di poter condividere i nostri progetti, i nostri file a distanza, di poter realizzare qualcosa insieme, quindi a distanza. Quindi sono molto contenta di essere qua. Ovviamente, se ci sono domande sui software di Valentina, io sono a disposizione. C'è anche un bellissimo video di Fabricademy, un tutorial proprio su Simly 2D in particolare, quindi volendo lo trovate online se siete curiosi di approfondire. E basta. Grazie a te, Sara, in realtà per la disponibilità e la collaborazione e poi questa distanza, diciamo, come dire, il nostro network è un po' abituato già a sopportarla e in certo senso a sfruttarla a nostro favore, nel senso che questa distanza la portiamo avanti da diversi anni, appunto con il network dei Fab Lab che c'è nel mondo e quindi è, come dire, è bello in un certo senso vedere che questo aspetto si è aperto anche un po' al resto della comunità, sperando comunque di tornare a fare eventi in presenza e a vederci fisicamente, così da condividere al meglio. Va Anche bene. io intanto vi ringrazio, anche io sono molto contenta come Sara di aver lavorato insieme. Ah, stavo dicendo alla regia, potete inserire la condivisione dello schermo di Irene? Benissimo, appunto concludiamo con i contatti. Se avete informazioni, ci sono insomma i contatti di tutti noi e delle nostre realtà. Quindi vi invito a contattarci per qualsiasi informazione, approfondimento anche rispetto agli argomenti che hanno trattato Irene e Sara oggi. Io vi ringrazio, ringrazio Sara e Irene, ringrazio l'organizzazione e vi do appuntamento a domani per le premiazioni del Contest Digital Media. Ovviamente continuate a visitare la virtuale area della Power Fashion Tech Week, che è sicuramente piena di progetti interessanti. Ecco, Grazie a appunto io sono tutti. entrata così, un po' aggressiva, non per, se avete altro da condividere, qua abbiamo tutto il tempo del mondo, non c'è problema. Io credevo che fossimo alle battute finali e quindi volevo anche io entrare per ringraziarvi, per ricordarvi di visitare, lo stand di Fondazione Mondo Digitale nell'Arena e per, salutarvi. Grazie, grazie a te. Penso che possiamo chiudere qui e lasciarvi la parola, insomma. Ok, grazie a voi di nuovo allora, a presto, a domani.